bentornati a una nuova puntata del Senz'altro Show in compagnia di Marco e Pippo, il trio comico. È bello il nostro pubblico qui, ma siete bellissimi anche voi a casa. È bello entrare metaforicamente nelle vostre case. Non so che spacchiamo le finestre e andiamo dentro. Posso fare un saluto particolare? Vai Pippo, vai, vai, veloce. Allora, ciao a Cristina di Castelfranco che oggi compie 45 anni. Ciao Cristina! Sì, però, scusa... Te che avevo detto che i compleanni in diretta no. Ascolta, i compleanni in diretta no, però intanto... Intanto cosa? 40 euro. Cosa? Fa compleanno? Sì. Va dire che compisci anni te che fai 40 euro? Sì, 40 euro ogni compleanno. Sì, ma te fa schifo, Pippo. Scusa, farò anche schifo, però bisogna arrotondare. Quando sei che mi capita ancora di essere in TV e sfruttare sta roba? Beh, se te vai avanti così, secondo me ne manda via, quindi... Non sei proprio neanche il problema. Chi sei sta Margherita? Però, questo che sei? E ora, se un brazo, sei un'ora e te ciamo, qua coco, che dai. Un problema. St'altro che parla, ti può un attimo stare in silenzio che sto lavorando? Scusi, saremmo in diretta. Se deve portare il cibo, lo porti magari dopo la puntata. Che si dei tempi nei consegni, d'accordo? Se ordinano da mangiare, guarda come sei a magna de gusto questo. Sì, ma chi è lei, mi scusi? Pianeo da Mestre, rider con furore, trasporti alimentari con cortesia e con amore. Io avrei messo qualche R in più al posto suo. E Cocco, ti pensi di essere simpatico, Cocco? Ti pensi di farmi paura con il fisico lanciatore coriandoli? No, però, no, io dico solo che magari se lei fa dopo, noi andiamo avanti con la trasmissione, sa, la stiamo portando avanti. Sì, timore, sto lavorando, d'accordo, mi vengo da Mestre, passavo per caso, chi so, il passante è Mestre. Io, guardi, non so chi è lei e perché è qua, posso continuare? Va avanti, dopo se porto il sushi freddo, e se lamenta. Il sushi è freddo. Infatti, vabbè, il sushi è freddo. Per carità, per allora carità. Facciamo così, lo facciamo finire il suo lavoro, consegni pure con calma. No. Nel frattempo noi andiamo a vedere che cosa succede in una coppia di amici a cui vogliamo molto bene. Sono giusto. Duilio e Ines Scantamburlo. Stanno vivendo un momento molto particolare. Perché Ines si è trasferita a Londra perché ha avuto una nipotina e Duilio è a casa da solo. Da solo. Cosa fa un uomo a casa da solo? Non si sa, andiamo a scoprirlo. Sono venuta a Londra per seguire il nostro nipotino, non te puoi chiamare per i tuoi problemi ogni due minuti. Senti, nel materasso di uomo pensi che sipia, che ti chiama sopra i miei problemi? Io volevo avere novità del mio nipotino. Davvero? Beh, e ora questa che ho proprio da contarti. Ieri gli ha fatto un sorrisone col gavisto, so mamma. Ascoltami, dacci un attimo, no, niente, ho un problema con la lavatrice, se te potevi aiutarmi perché è piena di bocconi. Io sapevo, guarda, oggi tocca la lavatrice. Sta attento, dimmi che programma che t'ho messo. Hai a Dio guardare Eredità. Sua lavatrice insieme mio. No, no, mica schermo la lavatrice, ma non ho neanche il telecomando, come faccio a guardarla qua? Duilio, aspetta, Tasi, ascoltami. Allora, oltre ai mudande che t'ho altro da lavare. E magliette, di che colore sei queste magliette? Verdi. Come verdi, te che sono magliette bianche o nerti? Io devo tagliare l'erba, mi sono invertagato. Guarda, Pachin, che sei morto il signore. Quindi te che da guardare, è il colore di partenza, non il colore che si sono smerdate. Ah. Di che colore erano? Bianche. Bianche, e ora metti cotone. Come faccio a mettere cotone? Vedito il cassettino. Quello del mobile e del legno attaccato alla lavatrice? No, Ebete, quello della lavatrice in parte che c'è una rodea che c'è scritto cotone. Ah, sì, era qua. Bene, e ora guarda quanti gradi sono. C'è vento, sarà 15 o 16 gradi massimo. Ma no, fuori il seminio, sono lavatrice e te a guardare quanti gradi che ti dice. Te devi schicciare fino a 60. Sì, ho capito. Dai. 1, 2, 3. Ma non sai che te che è da pigionare sulla lavatrice 60 volte? Ebete, te che è un bottone che te che è schicciare di fuori 60. Dove sei il bottone? In parte il cassettino. Quello del mobietto del legno della lavatrice? No, quello del mobietto del legno della lavatrice? Non te che è a guardare il bottesiglio fare la lavatrice? Non te che è a guardare il mobietto del legno? Te che è a guardare la lavatrice? Te che è a guardare? Allora qua. Adesso te che è a mettere il detersivo. Ah sì, aspetta. E la morbidente. Sì. Ecco, adesso schiaccia avvio ritardato. Non posso farla partire subito. Scusa, mi sono espressa male. Schiaccia avvio, virgola, ritardato.
Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contin. Ho caro invitarvi a uno dei spettacoli di Marco e Pippo, il trio comico, finalmente live. Gireranno in tutto il Triveneto, segna una delle date, ti aspettiamo. Ah, se scrive live, se lei è live. Ah, è la prima che sento. Scusami cosa, non sapevo. Ciao, e ora stasera mi canto coi tosi a bere un spressetto coi o live. Hai fatto capire? Sei ancora là. Comunque, Coca, bisogna sempre conoscere i gusti dei clienti. Sì. Questa devo dire che ha gusti buoni, complimenti. Ma lei non può rubare la roba alla gente. Senti, amore, versiamo un mutuo di strafoni d'acqua prima rata. Ma no. Ascolta, Marco, facciamo così. Allora, io inviterei qui il signor Vianello. Tanto a puntata se andare così a disturbare il pubblico. Anzi, sai cosa? Facciamo un applauso al signor Vianello da Mestre. Sì, Coca, pio l'applauso al signor Vianello da Mestre. Aspetta. Vieni qua, disturba. No. Inutile che... Sei un attimo di silenzio, sto lavorando. Vianello da Mestre, rider con furore, mi dica. Sì signora, sì, e lo so signora, siamo in ritardo con le consegne, lo so. Qua. No, allora signora, glielo dico subito, non riesco a trovare la sua abitazione, se mi spiega bene. Allora, via Venezia ho capito, certo. Allora, civico 353, FIA che so. Dopo? Ecco, brava, primo cancello no, secondo no, terzo no. Ma dove vive questo? Beh, scavalco, vabbè, vado giù dalle scale. Tre piani sotto. Dove sta? Corridoio lungo, buio. Ma signora Masia, suocera di Batman, dove vive nella Batcaverna? Cioè, non so. Faccia una roba, signora. Non si può... Intanto accenda il forno, bravissima. Ma si scalda la pizza? No, per scaldare la pizza. Accenda il forno e mangia qualcos'altro. Perché... Però effettivamente... Però adesso io... Cioè, nel senso, noi dovevamo fare una puntata, lei doveva fare delle consegne, va a fare le consegne. Mia, oh, ma la gente non si lamenta che manca la roba. Sì, timore, ma ti mangia Vinavil stamattina che ti dice sempre trio attaccarmi, Coco. Probabilmente viene un rapporto così stretto con bravo. I clienti che anche se mangia qualcosa non succede bravo, niente. Bravo, no? Ma io ad esempio, questo del sushi, mica di un cliente a caso, di un'amabilissima vecchia, guarda, voglio bene. Sì, ogni volta, signora. Siccome la tengo sempre verso la fine delle consegne, sì. E ora se ho fame mangio qualcosa, una volta che davo un morso a pizza, una volta che mangio il sushi. Quando arrivo a che dico, signora mi dispiace, cioè, il pizzaiolo se avrà sbagliato, il sushi taro ha fatto confusione. Sì. Ma ha un morso sulla pizza e controllo qualità. Ma morso mio, vita tua. Bravo, sì, bravo. Insomma, ma vuole approfittare magari per salutarla questa signora? Ma perché? Sì, sì. Posso? Vabbè, magari a guardare. No, allora se posso veramente salutare questa amabilissima vecchia che sì. È la signora Luisa di 87 anni, proprio oggi le fanno gli auguri anche i suoi nipotini Carlo e Augusta. Auguri signora Luisa, grande. Ma vi siamo messi d'accordo? D'accordo? Intanto 40 euro. No, allora noi andiamo a vedere l'RVM di Duilio e Ines per vedere com'è finita, perché immagino sarete curiosi e mi godo a farvi un discorsetto a voi. Vabbè. Immagino sarà curioso anche Carlo, che fa 37 anni di Treviso. Ma basta, banda il video! Altri 40 euro! Ine, mi penso di aver fatto tutto, ma come si fa a capire quando finisce? E a suona? Cosa? E a chitarra. E la lavatrice suona a chitarra e canta Lana del Rey. Anche se ho messo cotone? Ma il semenio, no? Cosa ha avuto che la lavatrice si mette a cantare, a fare un suono normale, tipo beep? E dopo il beep cosa vuoi da fare? Lasciare un messaggio. Salve, sono Duilio Scantamburlo e sono il semenio. Cosa ha avuto fare dopo? E il beep ti tirerà fuori? Roba qua che ha finito. Che roba? E mudande a roba oltre in verdegata che hai buttato dentro. A me non ho buttato dentro niente. Ma scusami, non te che butta dentro la lavatrice a roba onta? No, non mi hai mica detto te. Te mi hai detto butta il detersivo all'ammorbidente. Non mi hai mai detto di buttare dentro la roba onta. Che a me era venuto sospetto, ma non ti ho indomandato perché avevo paura di sembrare stupido. No, Duilio, non te che avere paura di sembrare stupido. Ti sei stupido! Sì, però scusami un attimo, io sarò anche stupido, ma te non sai mica spiegarti bene, devi imparare a spiegarti meglio. Stroppati le orecchie un secondo.
Duilio, come che diciamo a Londra, you kill you. Eh? Copate! Forte sto Duilio. Ascolta, tieni un attimo che mi ligo la scarpa. Sì, vabbè. Però vabbè, io devo fare i saluti di fine puntata col sushi in mano, perché questo non vuole tenerselo, però siamo giunti alla fine di questa puntata. Io ringrazio Zed alla produzione, ringrazio naturalmente il nostro coautore Carlo Negri, la regia, i tecnici, il pubblico in sala e il pubblico che ci segue numerosissimo da casa. Soprattutto la piccola Marta di Udine che oggi compie 7 anni. Ma basta questa roba, basta questa roba. No, no, fermi. Ragazzi, no, fermi tutti. Sì. Dove sei il sushi della amabilissima vecchia? Ce l'ho io. Ti va a fregare il sushi alla amabilissima Luisa? Oi, Coco, compriti a coi toscheri. Arrivederci. Ma è roba. Alla prossima, ciao. Anche a te, cosa che ho tolto il sushi. Ma non va a rubare. Dammi 40 euro dei tuoi. No.